Guarda quello lì. Che soggetto. Senti, lo facciamo fuori. Abbasso il Perché? Non la pensate come me? Io rispetto. Ognuno ha le sue idee. È tutta questione di idee. Ce li hai i ramarri? Eh? I ramarri! Ah, beh, se io posso fare un favore. Ma sono un poveraccio, un cappuccino, se non si offendono io... I bestioni verdi che fanno ta-ta-ta-ta! Ah, una setta, fanatismo politico. Ma io lo dirò lo stesso. Abbasso il governo! Queste cose non mi vanno, Slim. Non mi piace che si spari a un disarmato. T'aspetterò da me e tu verrai perché tu sola puoi, soltanto tu, farmi sognare, farmi sognare, ti stringerà. Scoprire
t'aspetterò. Ci deve essere un sacco di bella gente su. Sì, ma io l'imbuco lo vedo difficile. Ma va. Oh, guarda il nuovo motore del padrone di casa. La classica macchina dell'arricchito. L'ho sempre detto io. Giorgio Carlo non ha gusto. E ora che facciamo? E che vuoi fare? Adesso li chiamiamo. Voglio sognare. Soci! Soci! Ma che urli a fare? Tanto non ti sentono con questo chiasso. Allora vieni qui che li chiamiamo insieme. Cece! Soci! Lullo! Cece! Guarda chi c'è! Oh, ehi! È inutile che vi svogliate, siete sciorti, Giorgio Carlo non vi vede per niente! Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire che siete scaricati! Attenta che decolli! I buzzurri maledetti! Non mi volete, eh? Ma io vi distruggo! Ah, lascia andare. Tu non mi invidi alle feste e io mi vendico. L'hai voluta tu? Buonanotte! Salomi da Vincenzo! Signorino Roberto, si svegli. Che c'è? C'è il signorino Fabrizio di là che la vuole. Va al diavolo, non mi scocciare. Bailando e cia cia cia. Quando te da vuelta la cabeza y se te encela el corazón, dile a la chica que la quieres. Buongiorno, signora. Ciao, Fabrizio. Aspetta un po'. Roberto sta riposando e quando si sveglia deve studiare. Ha gli esami. Eh già, almeno un esame l'anno, se no si va a fare il militare. Un po' di vita dura non potrebbe farvi che bene. Mio padre dice che per me non c'è più rimedio. Ma non ci si arrabbia molto, è rassegnato. Ecco, voi non sapete fare altro, ballare e divertirvi. E che dobbiamo fare se non ci si diverte adesso che siamo giovani quando ci divertiamo? Da adesso i nostri genitori se la passano bene, ci comprano i bisogni e le fuoriserie loro. In confronto noi siamo degli angioletti, ci accontentiamo delle migliorie del giorno che ci passano. Signora, e signorino dice che ha ancora sonno e che raccomanda tanto le brioscine per quando si sveglia. Povera creatura. E va bene, ci penso io. Signora, per favore, dica a Bob che lo aspetto al circolo allora, eh? Grazie. Ma che va preso, una paralisi a tutti? Nonna! Uffa! Ma si può sapere che c'è da urlare a questo modo? Che maniere sono? Sono due ore che chiamo e nessuno risponde. Sta casaccia. Così mi accechi. E poi non c'è nemmeno la colazione. Lo sai benissimo che la mattina se non mangio qualcosa non posso neanche fumare. Io so soltanto che è un indecente a dormire fino a quest'ora. Te ne approfitti perché tuo padre e tua madre non ci sono. Sono partiti? Già. Bene. Sono entrati a salutarti stamattina. E tu non te ne sei neanche accorto. Potevano scegliere anche un altro orario. Che pretendevano? Che mi alzassi all'alba io? Sono partiti, signori Mariani? Sì, stamattina presto, per Parigi. Ah, bene. Di un po'. Sei mai stata a Parigi? Mia a Parigi, signorino. Peccato, perché tu a Parigi potresti diventare la reginetta dello striptease. Strip e cosa? Ma tu non ti devi mai preoccupare di questo, ci penso io. No, piegato. Me lascia, signorino, se lo vede la signora. Mi fa un bel baffone la signora. A guardare, Susi! Strazio, smettila! È sempre il solito deficit! Ah, ma che deficit? Sono un asso, sono un fuoriclasse io! Ma vai, sono tanto scemo! Già, di dritti qui ce n'è uno solo, Fabrizio, detto lo scaricato! Ieri sera alla festa, appena Giorgio Carlo ha sentito la puzza di quei due, ha chiuso! Ah, vedo io! Fabrizio gli aveva promesso di farlo imbucare a due feste in blu l'altra settimana, poi invece l'ha sciolto! Ah, io ci ho provato di tutte le maniere, ma Nix, eh? Niente da fare. Uffa! Sono contento per Fabrizio. Tomato una volta in uno specchio a casa mia ha scritto che papà era un beccaccione. E c'aveva ragione. Siete invidiosi, pare proprio che non sappiate parlare altro che di Fabrizio. Soltanto tu. Che fai, vinci?
Gli sto a fare una rapina. Vinco 7 partite. Sei proprio fissato questo tipo. E sta attento, mi fai fare tiro. Sai che guaio. Del resto quell'alzataccia che mi hai fatto fare stamattina è il minimo che ti meriti. Poi mi dirai che ti è saltato in mente. Accidenti, sei proprio noietta. Come arrivi mi fai sbagliare. Ti volevo parlare, ma ieri notte tra il party e quel matto mi è passato di mente. Ho un'idea eccezionale. I tuoi suono fuori, no? Beh, che c'entra? Ma come che c'entra? Sfruttiamo casa tua e organizziamo un bel movimento. Un appartamento libero non capita più. Ma tu sei sonato. E nonna dove la mia? Ah, la vecchia belva ci penso io. Che fai, l'ammazzi? No, c'ho un'altra idea in testa. E sarebbe? Un bel telegramma. Un telegramma? Certo, un telegramma urgentissimo. È un gioco da ragazzi, ci penso io. Senti, Fabrizio, io non ti capisco, vado a giocare a tennis. Bob! Fabrizio! Non vieni a fare il bagno! No, adesso non posso. All'anima quanto va in bianco! All'inferno! Ah, sei permalosa, sei. Ma perché ti arrabbi tanto? Lo sanno tutti che quello non ti fila nemmeno se ti metti da bagliatera. Che ridi? Che non posso ridere? No! Oh! Oggi è bruno, sei arrabbiata. Ridi, ridi. E la cameriera dove la metti? Mannaggia, non ci avevo pensato. Ma tu non potresti farle un po' di moino? Ma che sei scemo, puzza! Ma che te ne frega? La cosparci con un po' d'acqua di colonia. Ma guarda che sei un frescone. Si può organizzare giovedì. È il suo pomeriggio libero, no? Sì, ma non è questo. È che tutto mi sembra difficile. Ma quale difficile? Oh, sai che ti dico? Sei una cosa impossibile. Ma guarda che sei un fenomeno. Da non crederci. Se non si può combinare, ciao, tanto peggio per te. Perché peggio per me? Eh sì, perché ti avevo organizzato un movimento che neanche te l'immagini. Che movimento? Ecco, sì. Non ti pare fantastica l'idea? Ci spacciamo per produttore. Qualcuna che a bocca la troviamo facile. Pronto? La signorina Demea? Senta, qui parla la Ulisse Film. Potrebbe venire giovedì pomeriggio nel nostro ufficio? Vorremmo vederla per un ruolo per il nostro prossimo film. Sì, appunto, il tartaro maledetto. Sì, sì, sa, si tratta di una parte molto importante. Come? Chi sono io? Chi sono io? Il segretario! Sono il segretario particolare del produttore, dottor Fabrizio Bonaldo. Senta, l'indirizzo è via Valentini numero... 28. Dunque, via Valentini numero 28. Sì, ma deve chiedere dell'appartamento del dottor Mariani. Sì, appunto, il mio collega. Terzo piano, interno... 9. Dunque, terzo piano, interno 9. Sì? Sì. E come? Ah. Ah. Te, tua madre e tua sorella. Ma che è successo? È successo che quando le ho detto il nome e l'indirizzo si è fatto una risata e ha parlato male di mamma. Siamo andati proprio in bianco, eh? Te l'ho detto io che non attacca con quelle, no? Chi è il vero segretario del produttore, lo sanno. E dove sta l'ufficio dell'Ulisse Film pure, capirai? Rimedi gli indirizzi delle attrici vere, tu. Ma quali attrici vere? Questi sono tutti indirizzi di miss, di generiche da quattro soldi, di ragazze inesperte che pur di fare del cinema farebbero qualsiasi cosa. Difatti. Ma no, ci deve essere qualche altra cosa che non funziona, non lo so. Pronto? Casa Mariani, chi parla? E Susi, anche qui ti viene a beccare. Che faccio, la scarico? No, aspetta, ho un'idea. Pronto? Ciao, Susinotta. No, ma che arrabbiato. E senti, piuttosto, potresti venire qui a casa di Bob? Ti dovrei parlare di un affaruccio. Susinotta, poi Brizietto tuo ti dà tanti bacetti sulle guanciotte paffute, eh? Mi sono proprio sbagliato sul tuo conto. Ti facevo meno ragazzina. Ah, perché da ragazzina, secondo te, rifiutarmi di aiutarti a trovare delle donne disposte a divertire te e quel deficiente dell'amico tuo? Ma certo, ti credevo un po' più spiritosa. In fondo, si tratta soltanto di dare una mano a organizzare qualcosa di nuovo. E ti rifiuti. Non me l'aspettavo da te. Non me l'aspettavo proprio. E poi, se vuoi saperlo, lo faccio soprattutto per dare una mano a Bob. E a noi che è venuto in mente il movimento? Sai, se non ci prova con questi trucchi. Caterina! Caterina!
Caterina! Eccomi, signorino, ma non gridi così. Io grido quanto mi pare. Nonno dov'è? Sta di là, riposando. Bene. Anzi, male, malissimo. Lì non c'è ghiaccio. È uno schifo. Glielo porto subito. Ma aspetta, ho cambiato idea. Caterina, ti ricordi quella bottiglia di colonia nel bagno? È tua. Cerca casa Mariani? Sì, Mariani. Terzo piano, interno 9. Grazie. Come fai a saperlo che dovevo andare a casa di Bob? Brizietto sa tutto e conosce tutto. Brizietto, stregottino magico. Allora che fai? Ci aiuti? Brava. Così mi piace. Vieni, andiamo. Ma che fai? Aspetta un momento. Ok! Fatta! Bene, scendi giù, vieni giù, dai! Ha funzionato tutto perfettamente. Meraviglioso. Che cosa ha funzionato perfettamente? Tutto, poi te lo dico, non ti preoccupare. Quando ha letto il telegramma, un momento di schiata, poveraccia. Ciao, Susan. Allora che fa? Parte. Parte, parte. Va bene. Non voleva fare neanche le valigie. Voi piuttosto che avete con me. Susie è d'accordo. Telefono. Bene. Ad una sola condizione, però. Che? Al movimento voglio essere presente anch'io. Oh, ma tu sei suonata in testa, non ci pensare neppure, guarda. Non vuoi? E allora trovatene un'altra. Ma sei una stupida. E tu sei un cretino. Adesso non vi metterete mica a litigare, no? Capone. Senti, Fabrizio, dille di smetterle, altrimenti io poi... No, se no che fai? Che allora, fai? Susi, no, adesso non litigare. Ma sei sempre lui che comincia. Va bene, basta. Senti, ritorniamo al dunque. Tu dici che vuoi assistere al movimento. Sì. D'accordo. Ma come si fa? Non lo so, in che modo, dicelo tu. Non mi dirai che vi vergognate di me, spero. Ma insomma... Io farò la parte della segretaria, proprio come volete che faccia per telefono. Voglio vedere che faccia hanno le ragazze e come vi va la serata. Non mi sembra di pretendere troppo per il favore che vi faccio, no, Bobbino? Va bene. Tu che ne dici, Bob? Senti, riguarda più te che me. Insomma, voglio dire, la casa è tua. Per me, purché non ci scocci. Ti scoccerò soltanto se andrai in bianco, come prevedo. Commetto 10.000 che non combinerai proprio niente. Adesso ricominciare no, a litigare. No, no, lascia, questo è un affare. 10 sacchi, ci sto. Intesi. Allora, d'accordo? Via quelle facce ingrugnate e facciamo la pace. Susi, vieni, vieni. Adesso ci divertiamo. Qui c'è un telefono, ora tocca a te. Dunque, la prima vittima è... Grazia Zago. Telefono 739007. Scusi, per favore, sa dove sta via Valentini? È quella, no? Scusa, ma che maniere? Chi si credono d'essere? Allora si mettesi, Pietro. Mi raccomando, deve restare tutto tra noi. Non dubiti, signorini. Pulisse film terzo piano. Vada e si diverta. Ci conto, allora, Ti ho detto di stare tranquillo. Speriamo che ci prendano per la parte. Non ci spera troppo, sennò dopo ci rimani male, come è capitato a me un sacco di volte. E poi avranno visto centinaia di ragazze, figurati se vengono a prenderne gli altri. Ma se sei convinta di questo, perché sei venuta? Beh, ci si prova inutilmente 1000 volte. Poi magari un giorno... Signorino, allora mi vado? Serve nient'altro? Ma che, te la sei messa tutta l'acqua di colonia? Perché? Si sente? Si sente. Sembri una profumeria, una serra, un deposito di garofani. Lo sai che sei bella? Secondo me sì che lo sai. E qui... Ah! Morritami! Ma io mangio di cosa fai? Dove fai? Dove mangio? Ma che vengo qua? Mi sono da me a sandare! Caterina! Caterina! Ma che me lasci così? Buongiorno, Caterina. Buongiorno, signorina. Ciao, Caterina. Ciao, Bob. Beh, come va la vita? Ti vedo accasciato, che c'è? Che ci deve essere? Tutto va bene, no? Su col morale, Bob, se no le 10.000 quando le vinci? Senti, avanti, sbrighiamoci, dovrebbero essere già qui, abbiamo detto alle 5. Mancano 10 minuti. Come? Ma sta strada non finisce mai.
Guarda, siamo arrivati, eccolo lì il 28. Signorina Grazia. No, pure qua, ma è un'ossessione. Ma come fa a sapere sempre indovato? Buongiorno, signorina. Buongiorno. Che felice combinazione. Mi trovava a passare di qui per caso. Lei passa sempre dove passo io, eh? Sì. Permetti, il ragionier Giuseppe Spallotta, una mia collega di lavoro. Veramente lusingato. Piacere. Solo che vorrei... Ma che c'è adesso? No. Se non disturbo io le accompagnerei volentieri. No, siamo arrivate. Abbiamo un appuntamento con un produttore per un contratto. Prego, io magari allora aspetto. Ma che vuole aspettare? È capace che noi ci facciamo tardi e questo aspetta. Sì, scusi, no, tanto. Loro sono da signorina attese dalla Ulisse Fitti. Siamo noi. Sì. Sono stato avvisato dal dottor Mariani. Li attendono di sopra. Terzo piano, interno 9. Ce ne sono molte su. No, le convocate sono loro. Oh, grazie tante. E andiamo, presto. Signorina Grazia, allora l'attendo qui. Ha ragione, faccia un po' come gli pare, non c'ho tempo da perdere. Addio. Sì. Ma chi è qui? Uno spasimante. È un anno che mi sta dietro. Più lo tratto male, più mi sta presso. Mi vuole sposare. Figurati se mi sposo un morto di fame simile. Bisogna capirle, sa. È l'ambiente stesso che le porta a essere un po' vaghe. Sempre in mezzo al cinema, sempre a parlare di arte, diventano, come dire, un po' fuggevoli, ecco. Lei sarebbe il fidanzato della fuggevole? Beh, no, proprio fidanzato non oserei dire. Un po' meno. Pretendente, ma lei lo sa. Ah, lo sa? Conosce bene i miei sentimenti, sì, e è più di un anno che li conosce. È lei che si deve ancora decidere. Ma io mica voglio che lei smetta di fare l'attrice dopo sposata. Anzi, se ha la vocazione non bisogna soffocarla. Ma io non la tengo presente. Che film ha fatto? Come che film ha fatto? Ne ha fatti tanti. Sì. Vediamo un po', tanto per un esempio. Fabiola. 11 anni aveva, lo credo. Ah. Ma dove sta meglio, secondo me, quello con Robert Taylor. Robert Taylor? Quo Vadis. Come, non ha visto il Quo Vadis? Sì, ho visto Quo Vadis. E allora? Ma non me la ricordo. Lei ha presente la scena del triclinio? Sì. Quando Robert Taylor viene avanti e fa: anch'io voglio diventare un plebeo, e si inginocchia. Sì. Ecco, appena lui si abbassa, in fondo a destra, così, c'è una che mangia l'uva, eh? È un attimo, perché subito arriva un centurione che le salta addosso e la copre tutta. Anzi, lei fa pure: ah, al centurione, come, non ha visto nemmeno questo? Beh, ma forse era distratto. Sa, già la scena è corta, lei è anche distratto. Ci metteranno molto a scendere. Cara giovanotto, non si può dire. Già, lei come lo può dire? È anche distratto. Jacovoni. È qui. Suono. Aspetta un momento che mi do una pettinata. Sono un po' emozionata. Ma piantala, non fa la ragazzina. Senti, Bob, ce ne sarà abbastanza di whisky? Figurati se a casa mia manca il whisky, piuttosto il pane. Qui ci sono bottiglie per un reggimento. Il mio adorato Belafonte. Che ne dite di un calipso? No, niente musica, potrebbero insospettirsi. Tu prevedi davvero tutto, Fabrizietto? Ci siamo, sono loro. Ragazzi, mi raccomando, adesso calma. Ci vuole soprattutto calma. E tu, Bob, non ti confondere. Va di là e vieni fuori molto disinvolto. Mi raccomando, non ti impaperare, eh? Tu, Susie, apri la porta e poi al momento giusto sparisci. E come faccio a sapere qual è il momento giusto? Non ti preoccupare, lo capirei da sola. Ah, Tom, metti gli occhiali, ti daranno un'aria più seria, è necessario. Sei nervosetto, Fabrizio. Sembra proprio che tu non abbia mai visto una donna. E piantala, vada a aprire, su. Pronto? Signorina, please. No, raddoppio, triplico. Non vuol girare? Sostituiamola con un'altra, eh? All right, Kazan, stia tranquillo, il produttore è della mia stessa opinione. Tutto quello che faccio io sta bene. Ma sì, senz'altro. Prendete pure la Brigitte Bardot. Il film deve essere ultimato ad ogni costo. 60 milioni? Ah, come? 60 millions? Va bene, diamoglieli. E chi è l'Aga Khan? 60 milioni, ma non un soldo di più. Alla prima volta che capito a Hollywood, mi vendico. Allora, d'accordo. Lo riferirò al produttore. Goodbye, Kazan. Addio.
Loro sarebbero? Le signorine sono state convocate 2 giorni fa per il tartaro maledetto. Ah, sì, bene, 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 sì. I loro nomi? Nuccia, Nuccia Gagliardi. E grazie a Zago. Siamo venuti insieme perché siamo un po' amiche. Lei l'ha detta a me, allora... Insomma, ce lo siamo detti e siamo venuti insieme. Ma che bello, guarda che combinazione. Amichette, eh? Scommetto d'infanzia. Grazioso. No, veramente no. Ah, no, ho capito. Lei ha preso nota di tutto? Sì. Bene. Avverta il signor Mariani che le signorine sono già qui. Sa, ci tengo moltissimo che assista anche lui. Guardi, porti via il telefono perché non voglio essere disturbato. Sì, dottore. Per nessun motivo. Mademoiselle, se vuole andare, vada pure, perché a me non serve più. Va bene, dottore. E... buon lavoro. Dunque, lei è la signorina Nuccia e lei è la signorina Grazia. Naturalmente la mia segretaria vi avrà informato di tutto. Beh, veramente no. Ci ha detto che dovevamo venire per farci vedere e basta. E anche a me ha detto la stessa cosa. Male, molto male, malissimo. Beh, vorrà dire che lo farò io. Dunque, avrete certamente sentito parlare del tartaro maledetto, non è vero? Beh, che fai? Te ne vai? Sì. Ho capito qual è il momento giusto. Non sei contento? Mi lasci il campo libero. Oh, per me fa come ti pare. E la scommessa vale sempre? Se ci tieni, per conto mio sta bene. Però non me lo sarei mai creduto. Non ti saresti mai creduto cosa? Che a vedere Fabrizio che se la spassa, insomma, che preferisce quelle là a te, ci sformassi tanto. Ah, ecco il dottor Mariani. Buonasera. Buonasera. Piacere. Queste sono le signorine che sono state convocate. Sì, me ne ha parlato la segretaria di là. Scusate se mi sono fatto attendere. Per carità, si immagini. Ti metto subito al corrente. Dunque, la signorina Grazia ha già fatto qualche cosetta nel cinema. Molto bene. Beh, qualcosa, sciocchezze, sa. Mentre la signorina Nuccia è alla sua prima esperienza. Capisco. Io ho già spiegato alle signorine di cosa si tratta. Si deve trovare un volto nuovo, una protagonista. Ci si propone, insomma, di lanciare una nuova stella. Per questo motivo, dopo una lunga ricerca ed un'attenta valutazione delle segnalate da Cineguida, abbiamo convocato le migliori per un esame, diciamo così, personale. La signorina Grazia ha portato le fotografie. Eccole. Mentre purtroppo la signorina Nuccia ne è priva. Non ci ho pensato. Però le ho a casa. Se volete posso andarle a prendere. No, non fa niente, non fa niente. Si trova sempre il sistema di rimediare. Bob, vuoi del whisky? Sì, grazie. Immagino anche per le signorine, eh? Grazie, dottore, un po'. Bel corpo. E che gambe. Veramente perfette. Lei, dottore, è troppo buono. No, lo dico sul serio, formidabile. Certo, è un peccato che anche lei non abbia portato le fotografie. Ma, dottore, io gli ho detto che se vuole le vado a prendere. Sì, è un piccolo guaio. Sa, si tratta di una parte molto sexy. Pensi, la storia si svolge prevalentemente sul mare, sulle coste del Caucaso, voglio dire del Mar Caspio. E lei, la protagonista, si vede spesso, come dire, insomma, per quasi tutto il film se ne sta seminuda. È una specie di selvaggia, capite? Una troglodita senza pudore. Sì, ci sono anche delle scene un po' spinte. Beh, questo ancora non è sicuro. Comunque mica tutta nuda, solo con... E le pare niente a lei? Beh, che c'è di strano? Insomma, così è diverso, no? Ah beh, ma non è il caso di fare certi discorsi adesso. Come ho detto, non è una cosa certa. Bisognerebbe soltanto dare una risposta al produttore questa sera stessa. Quindi è necessario che noi ci si renda conto realmente delle possibilità fisiche di tutte e due. Ma... come? Andando di là a spogliarvi e tornando di qua a farvi vedere. Sì, sì,
Che succede? Avete vergogna? Su, su, ma allora andiamo male. Mi meraviglio di lei, signorina Zago. A queste cose dovrebbe essere abituata, no? Ma siete delle attrici o delle bambine? Ma che bambini? Su, Nuccia, coraggio. Oh, bene, brave. Cominciavo a dubitare di voi. Dove possiamo... di qua, prego, prego, di qua. Avanti, senza timore, senza timore. Siete tra gentiluomini. Che è stato? Niente, una porta che ha sbattuto. Prego, signorine, non abbiate timore, era soltanto una porta. Prego, accomodatevi. Prego. Mamma mia, che paura. Credevo fosse nonna. Ammazza, che bel bacio! Sta zitto, ci sentono. Oh, l'amore me la pappo io, eh? E per me va bene, a me la bionda piace di più. E Susi? Ecco chi è stata a sbattere la porta, se n'è andata, meglio così. Ma che ragazzina, prima fa la fanatica e poi c'ha paura. Beviamo alla faccia sua. Cin cin. Scusi tanto. Buongiorno, signorina. Meno male che non mi sono caduti. Sarebbe stato un guaio. Con quello che costano oggi gli occhiali. Anzi, questi non tanto perché sono da mio. Fossero stati miei, io sono astigmatico. E perché porta qui? Ma perché secondo me è una spesa inutile, sa. Io con questi di papà ci vedo benissimo. Sì, un po' storto. Lui ormai è in pensione e li adopera poco. Mm. Ci legge un po' la sera, ma io tanto per quell'ora sto sempre a casa. Che bello. L'unico inconveniente è quando mio fratello deve fare i compiti. No, mica che non ci vede benissimo, ma siccome siamo tutti di famiglia un po' difettosi all'occhio, allora sa, glieli facciamo portare come cura preventiva. Sempre questi? Sì, sì, sì. La gente d'oggi tutta ciecata, tutta malata. Io l'ammazzerei tutti. Bisogna essere comprensivi, caro signore. Oggigiorno i ragazzi sono tutti un po' nervosi, un po' insofferenti, perché hanno sofferto, sa. Sarà anche per colpa di tutte queste esalazioni atomiche. Ma quale esalazione? Sì, sì, anche tutti questi razzi per andare sulla Luna. Lei pensa che facciano bene alla salute? Tutto questo gas che buttano fuori. La gente diventa mezza matta, sa. Eppure, sa, è necessario per il progresso. Ma che gliene frega a lei del progresso? No, no, perché oggi noi qui non abbiamo niente. Io parlo per me, naturalmente, non so lei. E domani potremo avere il nostro pezzetto di terra sulla Luna, può darsi. Il pezzetto di terra sulla Luna lo danno a lei? Perché, sì? Signore Bello, lo vede questo portierato? Sì. Questo, per averlo, ho dovuto sborsare un milione. Un milione? Ecco raccomandazione. Lei mi viene a parlare di razzi. Questi razzi che costano miliardi. Sì. Scoppiano nell'aria, cascano a mare. E tutto è perduto. Mannaggia. Ragioni, se a noi ci dessero i soldi che ci vogliono per costruire una sola vitarella di questi razzi, io me ne potrei stare a pancia all'aria a Posillipo. E io potrei andare su da Grazia, prenderla per un braccio e dirle: ma vieni via di qua, stupidina, non dar retta ai sogni, noi dobbiamo stare più attaccati alla terra, la donna è donna e deve stare a casa. Oh, quello sta ancora lì. È roba da non credere. Questo, ne so tanto che è matto. O è matto o mi vuole bene sul serio. Dì, hai visto che bella casa? E quanto sono giovani. Non ci avranno nemmeno 25 anni. È proprio vero che nel cinema si fa carriera presto. Ma che fai, non ti spogli? E sbrigati, sennò quelli si stancheranno ad aspettare, no? E c'è. Stavo pensando a Pino. E chi è sto Pino? Il ragazzo che dovevo sposare. Se mi vedesse in questo momento. Povero Pino. Aveva le lacrime agli occhi quando mi accompagnò alla stazione. Sai che ti dico? Che tu con questa idea in testa il cinema non lo farai mai. Ma perché non torni a casa da Pinuccio tu allora, eh? Perché mi vergogno. Perché se tornassi senza aver combinato nulla, mi prenderebbero in giro tutti. Tu non conosci il mio paese. No, non posso proprio tornare. Io devo riuscire. Assolutamente. Allora, se vuoi riuscire assolutamente, incomincia a spogliarti.
Scommetto che i paladini per togliersi l'armatura ci mettevano molto meno. Ma che fanno questi? Pensa che risate se adesso si presentano due mostri orrendi. No, non dire stupidaggini. Che scena! E sta attento col whisky, lo sai che non lo reggi. Oh, ma io... Oh. Ma queste si sono spogliate veramente. Ambedi. Prego, prego, signorino. Ah, ma siete due cannonate. Prendete un goccio, servirà a darvi coraggio per quello che dovrete fare. Perché? Che cosa dobbiamo fare? Beh, dobbiamo pur vedervi bene, decidere. Capirai, non è mica facile con queste carrozzerie. Siete due Cadillac. Che satelliti. Altro whisky. Ma che non vi ubriacare? Ah, non vi fate pregare. Possiamo andare a rivestirci adesso. Uffa, con questo rivestire, ma che avete freddo? Ma non staremo mica sempre così, no? No, 5-10 minuti e poi noi stiamo lavorando qui. Si tratta di milioni. Milioni, capite? Milioni. Un altro whisky. No, non ci sono abituato, no. Meglio così, signorina, vero Fabrizio? Certo. Insomma, si può sapere che cosa volete fare? Il totogambe. Chi è il totogambe? Vieni, ve lo faccio vedere io. Andiamo a vedere. Dovete mettervi una accanto all'altra e noi dobbiamo giudicare chi delle due ha le gambe più belle. È una specie di concorso. Carino, no? Che vinca la più gambuta. Signorine, fate un passo indietro. Ecco, così, brave, bravissime. Mi raccomando, Bob, non ti distrarre, Non mi distrarre. Benissimo. Ecco, benissimo, così. Adesso tirate su la gonna. Avanti. Coraggio, coraggio. Anche lei, signorina Nuccia, su. Ecco, ancora più su. Ancora più su. Coraggio. Brava, brava, così, tiri su. Ecco, su, su. Benissimo, ecco, benissimo. Così. Adesso basta, dietro front. Ma tutto, ma che ci ha preso per soldati? Poche storie, bisogna pure che viveta di dietro, no? Vediamo di dietro. Il nostro personaggio è importantissimo, le gambe sono importantissime. Ma che sei matto? Vuoi rovinare tutto? A te il whisky ti va subito. Ma subito, io col whisky ci condisco l'insalata. Signorine, adesso attenzione, vi creerò l'atmosfera. I tamburi rullano, il pubblico applaude con entusiasmo alle venere finaliste. La luce si spegne, un enorme riflettore manda un raggio argentato sulle veneri. Ecco la giuria, avanti con la musica! Musica per la giuria! Musica! È un po' brillo, ma non vi preoccupate, è innocuo. Vieni, balliamo. Servirà a distrarlo. Come? Così? Io ho freddo. C'hai freddo? E io ti rimedio il kimono. Grazie tante. Prego. Non ne potevo proprio più. Carino, è tenuto molto bene. Sembra un salottino, sa? Non c'è male. Pensi che il commendatore al terzo piano, al coso della carta, là, quando la spilla, sì, sì, suona il cariglion. Suona il cariglion? Plin, plin, plin. A cipiccia, però. Ma è gente molto fina. Lo credo, si capisce. Sente, dal momento che ha deciso di aspettare, perché non si mette a sedere? No, no, grazie, sto in piedi, perché siccome ho le scarpe nuove, non so se ci ha fatto caso, fanno molto rumore. Mi sembra sempre di camminare su due ranocchie, cra, cra, cra. Ragione di più, avrai i piedi cotti. Sì. Si mette a sedere. No, preferisco stare in piedi perché col peso del corpo la suola si comprime e allora il rumore piano piano passa. Beh, certo all'inizio ci vuole un po' di sacrificio come in tutte le cose, ma poi con l'andare del tempo il piede prende la forma della scarpa e uno non se ne accorge più. Come in Giappone? Eh sì, un po' sì, è vero. Senta, faccia un po' come crede. Sì. Io mi devo allontanare un minuto. Vada, vada. Mi rende una cortesia? Sì. Se mi cerca qualcuno, io torno subito. Faccia pure. Grazie, molto gentile. Prego. Ci sto io qui. Signor Pietro. Ma non c'è il portiere? Il signor Pietro si è dovuto allontanare un momento. Se vuol dire a me, io poi riferisco. Senta, allora lo tenga lei, per favore. Io torno subito. Buono, buono. Aspettiamo. Dai, aspetta, aspetta, adesso torna subito. Torna su, buono, buono, torna subito. Signorina, vuole lei? Io non lo tengo questo, sa. Vuoi giocare? Sì, giochiamo. Piano, piano, però, giochiamo. Ah.
Vuoi la scarpa? Ma che mi vuoi levare la scarpa? Me la levo io, te la do io la scarpa. Me la rompi così. No, che me la rompi la scarpa. Aspetta, me la levo io. Ecco, te la cazzo subito la scarpa. Guarda, eccola lì la scarpa, eccola lì. Aiuto, no, questo è il piede. Ecco, anche là. Tutte e due ti ho dato le scarpe. Eccomi qua, figlio, ecco la ciccina tua. Ecco, è tutta per te. Tutta la ciccina. Ti piace, eh? È buona. E mi scusi. Grazie. Prego, prego, che ma devo che dire? Ma che ti voleva fare quel signore? Ti ha spaventato? Non ti piace stare con gli altri, vuoi stare solo con la casa? Signorina, signorina, quel cane mi rovina tutti i fiori. E come ve lo devo dire? Già, quella non è un cane, quella è una belva. Ma si può tenere un cane così? È pericoloso, per i bambini, dico. E anche per i grandi. Quanto mangerà quell'elefantino? Quello che mangia di carne quella bestia in un giorno, noi due ci staremo bene una settimana. Salute. Ma sa, quando uno viene a abitare in questi paraggi, i soldi ce ne deve avere abbastanza. Va bene, però anche questo Ulisse ha molti soldi. Quale Ulisse? Questo dove sono andate le signorine, Grazia e l'altro. Ah, l'Ulisse Film? Sì. Lei mi dice Ulisse. Beh, io non so, sa. Sì, e là in quanto a soldi non mancano. Gente seria, naturalmente. Ma freschetto, eh? Sì, un po'. E così l'estate è finita? Beh, ormai... Io le tingo nere. Senta, io arrivo lì a prendere un caffè, mi accompagna? No, no, grazie, è molto gentile, ma se poi la signorina Grazia esce, non... Oh, non abbia paura, quella non esce più. Cioè, voglio dire, non esce per adesso. Ma se poi esce è meglio che... vabbè, noi stiamo lì di fronte, la vediamo uscire. Se lei proprio insiste tanto, andiamo di fronte. La donna elegante d'estate è pallida ed inverno è abbronzata. La donna, questo eterno mistero, mistero. Ma questi giapponi sono... Oh, ma che fai? È col kimono di mamma. E tu fai il poeta e quella se va rivestissima. Nuccia! Nuccia! Dove sei, Nuccia? Su, anche noi buttiamoci nel vortice, balliamo, su. Stia buono, su! I nervetti! Se è così, cerca di farteli passare. In certe occasioni bisogna essere allegri. Sì, ho capito, ma basta! Ah, mannaggia la miseria, ma... Ragazzi, io non ci sto, tieni. Questa parla subito, io non ci sto, ecco. Ho detto che è male. Oh, ma che succede? Non vuole parlare questa. No, non è vero. Niente, ma come non è vero? Solo un pochettino brillo, ora ci penso io. Potremmo anche andarci. Adesso, serve ancora di riposare. Ce lo dirà il dottore quando dobbiamo andare via, no? Ancora pochi minuti. Adesso parlerò con mio amico e poi, Roberto, vieni, ti devo parlare. Mi deve parlare, mi deve. Dimmi, quelli cos'è che vogliono? Ma niente, sta tranquilla. Se ci dicono di restare, è segno buono, no? Imbecille, stai rovinando tutto. A te basta una goccia di whisky e ti si allaga il cervello. Se fai così, smaccano subito. Adesso vai di là e chiedigli scusa. Scusa? Sì. Va bene. Vai. Nuccia, facciamo la pace. Io ti chiedo scusa. Allora questa non mi vuol perdonare, è vero? No, no, perdono. Dai. E va bene, faccio sta pace. E viva la pace! Ora ci vuole un bel brindisi. Ah, che bello, brindiamo, brindiamo. Un po' di whisky, un po' di whisky. Dove sei whisky? Ecco, prima noi, prima noi. Mamma mia. Adesso bisogna buttarlo giù tutto d'un fiato perché porta bene. Davvero? Ci speriamo che non mi faccia male. Ancora un po' di whisky. Ah. Non ti stressare, proprio. E adesso, attenzione ragazze, una cosa importante. Al film parteciperete tutte e due, sì signore. E tu non dici niente. Grazie. E la protagonista? Tu sarai l'amica della protagonista, una parte importantissima. Sono la più felice del mondo. E ora un po' di musica. Ma non si devono fare i contratti adesso? No, si balla ora. No, il produttore arriverà domani, ormai è fatta. Divertiamoci. Vieni, amica della protagonista. Folleggiamo. Nuccia mia,
Ma non sei contenta? Io ti farò diventare famosissima, eh? Buono, buono, se fa così non ballo più. Ah, non fare la stupida, scusa. Guarda Grazia. Grazie, grazie, io sono io. Ah, grazie mia, buttiamoci nel gorgo della voluttà e dell'ebbrezza. Sì, dite che anche tu lo vuoi. Ma che è questo gorgo, dottore? Oh, bisogna che ti ricordi che io te faccio fare la parte della protagonista, no? È vero. Ma perché fai così? Lo sai che mi piaci tanto? Che mi sto innamorando di te. Sì, eh? Sì. Beh, al telefono non va a rispondere. Al telefono? Potrebbe essere il produttore, vada su. Vado a patto che ci vieni pure tu, eh? E va bene, Hai visto? Quei due hanno imboccato, eh? Senti, po', ma un giorno, quando tu diventerai celebre, mi guarderai ancora, dimmi. Ma che dice? Lo sai che mi piace rispondere. Tanto, eh? Pronto? Come su, risponda, bella? Risponda. Pronto? Sei tu, Bob? Niente, volevo sapere come vanno le vostre conquiste. Tutto bene, commendatore. Esattamente come prevedevamo. Ehi, abbracciami. Sì? Allora non mi resta che congratularmi con voi. Sì, sta tranquillo, le 10.000 sono tue. Buon divertimento. Come? No, io sono qui con un gruppo di ragazzi sudamericani. Andremo a ballare alla Cabala stasera. Ce n'è uno che nel cia-cia-cia è un fenomeno. Ciao e saluta Fabrizio. Ciao. Una platea. 600. Grazie. Pezzo di capone! Cretina! Cretina, adesso che devi ammazzare, che ci devi stare! Lasci! Vuole ma che diavolo è? Ma che sei scema? Pronto? Sei tu, Bob? Senti, ci sarebbe un movimento eccezionale. Enrico e Giampaolo hanno rimediato due bambole d'alto bordo. Tu che vuoi fare? Si potrebbe organizzare una cosetta chic, eh? Come? Che ha detto? Volgarità, al solito. Roccia! Roccia! Ma dove ti sei cacciata? Ma perché non rispondi? Roccia! Dove stai, Roccia? Roccia, perché non mi rispondi? Roccia! Ma questo è uno scherzo! Fabrizio! Grazia! Roccia! Sono uscita, non fate i furbi! Oh! E che sei qua? Va, se ne va! Dov'è Nuccia? Ma che vuoi che me ne frega da Nuccia adesso, eh? Scaccia! Così non ci seccherà più. E io e la mia cinesotta ce ne stiamo qui tranquilli e innamorati. Oh, c'è un gazzetto. Povero muruccio mio. La mia cinesotta c'è un cinghiozzetto. Sempre bevo, sempre così. Oddio, io sto male. E mi va a morire. Oddio, la testa. Guarda. Guarda, guarda l'uccellino lassù che vola, vola, guarda che ti passa, guarda l'uccellino. Oh, oh, oh. Ma che mi dici? Ma io sto male. T'ho beccata, eh? Avanti, su, esci, tanto non te la cavi, sai. Ti sei chiusa dentro? Lucia, apri. Ti prego. Nuccia, sii buona. Apri, ti prego. Ma non pensare di cavartela. Apri, apri. Ho detto di aprire. Nuccia, apri. Brutta cretina, butto giù la porta. La prego, sia buono. Mi faccia andare a casa, la prego. Non riesco a metterti le mani addosso. Ti distruggo. Apri, maledetta.
Apri! Basta! Basta, per piacere! Apri allora, o sfondo la porta! Spacco tutto! Se non la smette, mi butto dalla finestra! Oh, ma si può sapere che succede? Che c'è, il terremoto? Ah, scommetto che non ci vuole stare. Chissà come l'hai trattata. Sta maledetta. Ma gliela faccio vedere io, gliela faccio vedere. Che imbiancone che sei. Mi sembri mio padre quando prende le scuffie per le segretarie. Senti, a me di tuo padre non mi importa niente. Torna dal tuo bidone piuttosto. Quella si sta riposando fra un round e l'altro. È stato un gioco da ragazzi. Senti, vuoi che ci provi io con Nuccia? Tu impicciati degli affari tuoi. Non ti scalmanare. Io dicevo così per darti una mano. Non voglio dargliela vinta. Se riesco a farla uscire da lì, la schianto! Ma tu non ci sai fare con le donne. Guarda me, altra categoria. A me basta andare di là e la trovo a braccia aperte. Ciao, Casanova. No, grazie, non così. Ti prego, amore mio. Amore mio, ecco così. Ti prego, grazie. Mi annienti, mi distruggi. Sì, sì. Sta disgraziata. E come l'ha conosciuta questa ragazza? È stato un incontro quasi un po' romantico, direi. Ah. Sì, io la vedevo tutte le mattine alla fermata del tram e mi ha subito colpito per quella sua compostezza. Ho capito. E l'ha fermata sul tram? No, no, perché lei prendeva quello che va a Cinecittà e io invece prendevo quello che veniva in centro. Sa come sono le fermate una di fronte così all'altra? All'altra marciapiede. Ma è durato quasi più di un anno questo. E allora? Allora, una mattina, mentre io la guardavo tutta immersa nella lettura che leggeva, si è avvicinato a lei uno di questi giovinastri, sa, che danno un po' fastidio alle ragazze, e ha cominciato a comportarsi anche in un modo poco carino, insomma, per una ragazza che non si conosce, no? E io vedevo, Ma che diceva? No, no, io non sentivo le parole perché erano distanti da me, capisci? Ah, l'altra marciapiede. E già, l'altra fermata. Oh, ma mi sono accorto che la signorina era molto infastidita. Allora il mio impulso è stato come di andarla a liberare da questo tipo, no? E con un balzo mi sono diretto verso di lui e paf! L'ha presa a schiaffi. No, no, ho inciampato nella rotaia e se non mi tiravano su un altro po' andavo anche sotto il tram. Che stupido. Anzi, devo dire che in quell'occasione la signorina Grazia è stata molto carina con me, sì. Perché io mi feci un piccolo taglietto qui, cadendo, no? E lei mi ha prestato il suo fazzoletto. Beh, ma io non ci vedo niente di romantico. Romantico perché poi il fazzoletto è rimasto a me. Ah. Io l'ho lavato bene bene e naturalmente ho fatto di tutto per rivederla, per restituirglielo, no? Fino a che un bel giorno io mi... Ma si è fatto tardi, io ho oltrepassato l'orario. Ah, sì. Devo chiudere, ecco. Prego, chiuda, chiuda pure. Lei è un bravo giovanotto, sa? Grazie. Mi permette di darle un consiglio? Faccia, faccia pure. Diaretta a me. Sì. Se ne vada a casa. Non l'aspetti più. La vedrà un altro giorno, la signorina... Come si chiama? Grazia. Ma ormai ho aspettato tanto. Posso stare qui? Non ho da fare. Chissà quando scende. Beh, non resteranno mica su tutta la notte, no? Chi lo sa. Sa, queste cose non si sa mai che piega prendono. Dipende. Come dipende? No, dicevo così. Dica, dica. Tanto per dire. No, perché se c'è qualche cosa... No, proprio niente, stia tranquillo. Io non sono mica il tipo che si muore. Ma senta a me, se ne vada a casa. Se ne vada a casa. Segua il mio consiglio. Ma perché c'è qualche cosa che... Cosa vuole che ci sia? Lo ha detto lei, sono delle brave figliole. E allora? A me mi può dire tutto, io non mi importa tanto. Stia tranquillo. E non me ne voglio. Perché gliene dovrei volere?
Lei fa il suo lavoro. Già. Faccio il mio lavoro. Bene, si è decisa finalmente. Credevo volesse restare lì dentro per sempre. Lei è un mascalzone, un impostore. Adesso io me ne vado. E se tenta di impedirmelo, le spacco la testa con questo. Impedirglielo? No, non abbia paura. Non è nelle mie intenzioni. Almeno non lo è più. Sa, a volte l'alcol gioca brutti scherzi. Io sono mortificato. Vuole andarsene. Non vuole aspettare la sua amica. Non mi importa niente della mia amica. Voglio andare via ora. Come vuole. Io le chiedo perdono. Ma le assicuro che è la prima volta che mi capita una cosa del genere. E che perdo il controllo di me stesso. Vuol portarselo via? Sa, è una cosa alla quale mamma tiene molto. Ci tiene molto. Cretina! Sei proprio una scema! Credevi che ti lasciassi andare via così! Ignazzo! Fermati! Mannaggia, pura sta tenda. Lucia! Ehi, ehi! Ma che cos'hai? Sveglia! Avanti, parla! Oddio! No, mamma mia! Questa è morta! Mamma mia! Lucia! Lucia! Lucia, rispondi! Non l'ho fatta apposta, Lucia! Lucia! Questa è morta! Questa è morta! Ma che fu? Fabrizio! Volete svegliarvi? State zitti che svegliate tutti! E che ci importa noi di tutti? Cala, cala, non ti dare troppe arie, scendi! Avanti, su! Forza, muoviti! Giù, Fabrizio! Va bene, adesso scendo. Anche se vi è riuscita l'orgia con quelle del cinema, non siete nessuno lo stesso! Bob, è arrivata la banda. C'è pure Susie. Lo sapevo che sarebbe tornata. Beh, io scendo, sennò quelli spaccano tutto. Tanto quello che è stato. Poi una seratina così, bisogna finirla in bellezza. Ma che c'hai? Ah, in bianco, cinese. Dove sta Nuccia? Oh, dica a te, dove sta Nuccia? Nuccia, è di... Ah, si sta preparando? Sì, certo, sì, sì. Ma che c'è? È tutto strano.
strano. Niente, ho bevuto troppo. Che lo dici? A me mi sta girando ancora tutta la testa. Allora, mi vado a vestire. Mi vado a vestire, io. Eccoci pronti per la mischia. Ti piace la sorpresa? Andiamo, spogliati. Siamo tutti assetati. Bella, preparati all'attingimento. Musica! A parte che calizzo eccezionale. Senti, ma perché non ci presenti al padrone di casa? È così carino. Se non altro per ringraziarlo. Ringraziamo di chi? Scommetto che è stata un'idea tua. Hai vinto, l'abbiamo beccata che usciva dal cinema sola soletta con 10 marinai alle calcagna. Siamo stati noi a metterla in salvo. È lei che ci ha detto che qui stavate facendo festa, no? Ah sì, bravo. Già, ho pensato che dovevo venire a saldare un debito. La pelle! No, qui non si entra. Perché? Perché non mi va a sloggia. Ah, quanto sei complicato. E che sarà mai? Mica la prima volta che vengo qui, eh? Avanti, Rune. Temevo proprio che fossi arrabbiata con me. Arrabbiata io? Ma fammi il piacere. La vieni qui, Riri, balliamo. Pronti? Visto? Bob! Ma perché te ne stai così zitto? Sei forse seccato per l'invasione? Uè, cosa vedo? Oh, ma questa chi è? Ma ragazzi, guardate che bambola! Fabrizio. Oh, e questa dove la tenevi nascosta? Ammazza. Oh, ti sei deciso a tirare fuori le tue conquiste, eh? Amici, questa è Grazia, il cognome non lo so, ma non importa. E questi sono dei matti piombati qui a divertirsi. E tu, Bob, non la tiri fuori le tue conquiste? Sì, Susi. Ma che c'è? Hai paura che ti prendano in giro? Lucia. Lucia è morta. Morta? Te lo giuro. Sono stato io, è colpa mia. È stata colpa mia. Ehi, sentite, facciamo il gioco della verità. Susi, vieni, facciamo il gioco della verità. No, a me non va, fatelo voi. Bob, tu non vieni. Su, avanti, porta. Neanche a lui va. Non vedete che si sente male? Povero fiore, si sente male. Quanto sei delicato. Lasciateli stare. Se giocassero dovrebbero scoprire troppi altarini. Allora, su, avanti ragazzi, chi fa le domande? Ah, sì, no, io. Va bene, fai tu. Senza pietà però, d'accordo? È qui dentro, vero? Sì. Avanti, entriamo. Ma se quelli se ne accorgono. Riri, l'hai presa mai la coca? Sì, ho preso la Coca-Cola. E te, Giampaolo, qual è la dritta che ti ha levato più moneta? In cassa è tua cugina Patrizia. Ogni volta che la porto alla capa si scola mezza boccia di whisky. Ma almeno sei riuscito a concludere qualche cosa. Ma che? Dici no. Che l'uomo ce l'ha già? Certo che fregato. Ma che sono una donna? Chi lo sa? Ma senti, Fabrizio, adesso rispondi tu, eh. Chiuderemo la porta chiaro. L'altro giorno Susi se n'è andata sola soletta al parco di Giorgio Gatti. Ma quale geloso? Senti, piuttosto tu, lo sai che tua sorella se la spassa col console filippino? Maledetta! Ma chi te l'ha detto? Madonna santa. Com'è successo? Questa è morta davvero. Oddio mio, che faccio ora? Sono rovinato, mamma mia. Respira, respira. È viva.
Non è morta. È soltanto svenuta. Presto, presto, rimedia qualche cosa, dell'aceto. Sì. Ma non restare lì impalato, sbrigati, su, muoviti. Non me ne importa niente. Ah, allora vuoi dire che Susi, se ti tradisce con un altro, a te... Ma che vuoi che te lo canti? A me di Susi non me ne frega niente. Oddio, oddio, mi fate morire. Senti, Bobbizzi, quanto sei forte. Ma che c'ha, Bob? È un'aria così misteriosa. Stasera è un po' scemo e Susi è più scema di lui. Saranno in preda a gravi crisi spirituali. Basta così. Piuttosto continuiamo il gioco, Dai, dai, sì. Ci dica, dai. Ci dica. Lo sa lei... Cosa vuol dire problema spirituale? Avanti, avanti. Beh, ma beh, fa la pecora. E il lupo te la mangia. Come ti senti? Male. Dov'è quel mascalzone? È disperato, sai. È venuto a chiamarmi che sembrava un pazzo. Tanto... che io credevo fosse successa una disgrazia. Invece, per fortuna. Ma stenditi, starei più comoda. No, voglio andarmene. Voglio andare via di qui e lo voglio denunciare. Cosa? Sì, lo denuncio. Ma perché? In fondo non è successo niente. Di grave, voglio dire. Lei ha paura... di uno scandalo, vero? Io no. Dicevo così perché... Aspetta. Pensavo che ti serviranno dei soldi per tornartene a casa. Tieni, ti faranno comodo. E su, non c'è niente di male, prendili. Allora che fai? Lo denunci? No. Stia tranquilla. Non lo denuncio. Perché mi fa pena. E anche lei me ne fa. Tanto. Quante volte hai rubato fino ad oggi? Mai. Chi ammazzeresti prima, tuo padre o tua madre? Ma nessuno. Aspettate ragazzi, morti a parte, io ho un'altra domanda pronta. Senti, a casa quanti siete? Cinque. E avete una vasca da bagno? Sì. E vi lavate tutti i giorni? Come si sente dopo la bidonata che le ha dato Fabrizio? È cosciente di aver preso la bidonata? Oh, questa è proprio una frana, ancora non ha capito niente. Vabbè, grazie che sei riuscita a incastrarla, è un po' debito. Hai ragione, il piccolo fiore è ingenuo. Oh, svegliati, mi stai facendo fare una grigia. E domani vieni a casa mia che te lo faccio io un bel contrattino. Ma questa è suonata proprio. Mamma. Ci vediamo, eh? Beh,
Che succede? Che è questo mortorio? Ora che se ne sono andate quelle due capone, ci vuole un bel brindisi, perché siamo rimasti tra gente di classe. E fini un bicchiere. Guarda, amici, bevete tutti con me. Forza, ragazzi, allegri, allegri, allegria. E chi non beve con me, peste lo colga. Lucia, promettimi che te ne tornerai a casa. Sì. Grazie. Grazie che mi hai aspettato. Se non facciamo presto, perdiamo anche l'ultimo tram. Scusino se queste scarpe fanno un po' rumore, ma adesso domani le bagno e allora... Se ne sono andate? Sì. Mi ha fatto prendere una paura quella. Nuccia, come si sentiva? Come vuoi che si sentisse? Bene, non di certo. No. Sai che cosa ha detto? Che le facciamo compassione. Pensa che strano. Sentirlo dire da una ragazza come lei. Del resto, credo che abbia ragione. La tua vita, la mia, quella di Fabrizio, dei nostri amici, sono delle vite inutili. Non facciamo niente di serio. Nuccia ha ragione. Facciamo pena. Non ti mettere a fare la lagna adesso. Sei sempre la stessa. Prima ti diverti e poi ti fai venire le crisi. Lo sai che ti voleva denunciare. Sta tranquillo. L'ho convinta io a non farlo. Le ho dato dei soldi. I soldi della scommessa che avevo vinto. E lei li ha presi. Povera Nuccia. Perché l'hai fatto? E perché al telefono mi hai detto che andavi a ballare? E invece andavi al cinema da sola? Tu non puoi capire quanto sia bello baciarti. Io ti bacerei tutta una vita. Susie, io ti voglio bene. Te ne ho sempre voluto. Ma che hai? Piangi. Ti ho detto che ti voglio bene. Che fai? Pensi a Fabrizio? Lui non ti merita. Sai che diceva prima di là? Che di te non gliene importa proprio niente. Lo gridava a tutti e tutti ridevano. No, non posso, non posso. Ma insomma, si può sapere che hai? Non lo capisci. Tu dici di volermi bene, ma ormai è troppo tardi, Bob. Tu sei come Fabrizio. Siete incapaci di volere bene. Non potete. Oggi l'avete dimostrato. Susie! Susie! Senti, Bob, noi ci stiamo annoiando, perciò ce ne andiamo. Ciao. E lo vedi, cara, questo è Bob, il mio più grande amico. Ma con un piccolo difetto, quello di non saperci fare con le donne, non è così? È il più grande imbianchino di tutti i tempi. Vero, Bob? Su, Ivonne, dagli un bacetto, perché non è giusto che lui rimanga in bianco. È il padrone di casa, non è vero, ragazzi? Ma certo, dagli un bacio. Dai, avviluppalo. Ivonne, stendilo. Ma come no, con molto piacere. Avanti, non ti mordi mica, sai, è solo una donna, su, baciatevi. L'avete visto? Ha paura di baciare una donna. Sei andato in bianco questa sera, eh? E ti ci arrabbi pure, ci hai provato in tutte le maniere, ma niente da fare. Zitta. Ti ho detto piantala. Ah,
istericuccio sei. Lo credo bene, mentre tutti gli amichetti se la spassavano con le bamboline, il nostro mammolone rimaneva a fare il guardone. Bravo! Ciao, in bianchino. Non ti scandalizzare, c'ho i gatte corti. Ciao, in bianchino. Amore mio, bello. Ciao, in bianchino. A letto presto. Testa sonno. Addio, in bianchino. E io sono in bianchino, tu, Fabrizio Bonaldo, c'hai le corna. E te l'ho fatta con Susi, con la tua ragazza, con quella che è innamorata di te. Io che vado sempre in bianco. Ti piace la notizia? Fattici una bella risata sopra. Tu e quella massa di deficienti che ti accompagna. Se hai coraggio, scendi e vieni a ripetermelo di persona quello che hai detto. Va bene, scendo. Hai insultato tutti, eh? Ricordatevelo. Sta tranquillo. Succede. Questi si ammazzano. Smettetela, che cosa volete fare? Ma che ti credi, stupida? Ripeto e confermo tutto ciò che ho detto. Va bene. Non avrai mai i miei ramarri, Johnson. Queste offese si lavano col sangue. Difenditi, Slim! Mi hai beccato, carogna! Un mitra, Slim! Vieni, andiamo a fare uno scherzo a Giorgio Gallo. Sì, sì, organizziamo un movimento a sorpresa, andiamo. Non fare il dramma. Balla di cocca. Che passione. Vincia, vincia. Thank you.